Buongiorno e benvenuti amici di Vintage Gamers a questa nuova puntata dedicata ai grandi classici arcade. Oggi vi parlerò di un videogioco sviluppato nel 1987 da Sega e diventato ben presto un must di tutte le sale giochi. Un platform ricco di adrenalina ma con un buon comparto strategico, che sarà capace di tenervi incollati allo schermo anche se dovrete ripetere più e più volte gli stessi livelli. Ma è calata la notte. Solo le ombre si addentrano nei vicoli bui. Ed è proprio così che dovrete fare anche voi. Siate ombre. Siate ninja. Siate shinobi. Shinobi è il termine con cui venivano indicati i ninja durante il periodo feudale giapponese. Ed è anche la storia di Joe Musashi, un ninja con lo scopo di liberare i figli dei membri del clan Oboro, rapiti dal capo dell'organizzazione criminale terroristica Zed, il ninja mascherato. Il videogame, pur essendo a tempo, è meno frenetico dei platform di quegli anni, in quanto i nemici non sono generati all'infinito ed hanno movenze abbastanza statiche. Sono quindi facili da colpire con gli shuriken a vostra disposizione. Questo vi dà modo di ragionare e cercare la strategia migliore per muoversi correttamente e non essere colpiti. Ogni colpo ricevuto equivale a morte certa. Il cabinato è dotato di una leva centrale e due serie di tre tasti, a destra e a sinistra. In ordine potremo colpire con uno shuriken dalla distanza, con pugni, calci o fendenti di spada da vicino, saltare o usare l'antica magia ninja, che verrà in nostro aiuto eliminando tutti i nemici presenti sullo schermo. È sviluppato su diversi piani ed è necessario passare da un piano all'altro per raggiungere gli ostaggi, che una volta salvati ci garantiranno l'accesso al livello successivo ed alcune volte ci regaleranno un lanciamissili ergonomico. Ci sono 5 livelli, a loro volta suddivisi in scenari, tranne l'ultimo, che ci vedrà alle prese con un boss capace di mettere a dura prova le nostre abilità di ninja e di giocatori. Al termine di ogni scenario si accede al bonus stage, con visuale in prima persona, nel quale dovremo cercare di eliminare tutti i ninja nemici che si muovono nello scenario, tirando gli shuriken. Ogni 100.000 punti ottenuti ci garantiranno un extra life. Da notare che nel quinto ed ultimo livello non è possibile continuare con un nuovo credito. Sarete obbligati così a terminare la partita con le chance che vi sono rimaste, modalità che viene usata anche in Wonder Boy. Non sarete comunque mai troppo frustrati quando morirete, poiché vi renderete conto che sarà solo colpa vostra. Dovrete intraprendere numerosi tentativi prima che il povero Joe riesca a farcela, e sarete costretti a memorizzare gli schemi d'attacco avversari, sviluppando così una vostra strategia per affrontare i nemici. Il successo di Shinobi portò Sega a sviluppare ben 11 sequel e diversi spin-off, da Shadow Dancer del 1989 fino ad arrivare all'omonimo Shinobi del 2011. Da precisare che i successivi titoli furono sviluppati su console Sega fino al 1995, Mega Drive, Master System, Saturn e Game Gear. Fu solo con l'ultimo Shinobi che Sega decise di portare il suo videogioco sulla console della concorrenza, appoggiandosi alla stellata Nintendo 3DS. Shinobi rimane, ad oggi, uno dei platform da giocare, sfidando la CPU ma anche voi stessi. Vi metterà alla prova rubandovi una notevole dose di concentrazione, mantenendovi davanti allo schermo per diverse partite, ma saprà anche donarvi grosse soddisfazioni. Anche per oggi la nostra recensione finisce qui. Vi ringraziamo per averci seguito e vi invitiamo a seguirci anche sul nostro canale YouTube, Vintage Gamers, videogiochi degli anni 80 e 90. Ciao!